C'era anche Matteo Rubina a vedere Torino-Bardolino, finita 1-1. Matteo, che impressione ti sei fatto vedendo le Granata però al femminile? No, avevo già visto la partita precedente qui in casa, oggi state un po' sfortunate perché avevano fatto una bella partita. Davanti c'era una bella squadra che non a caso è andata in semifinali di Champions League femminile. Tutto sommato sono state sfortunate, però alla fine è anche un po' rischiato, però diciamo che forse meritavano una vittoria oggi. Invece, parlando della tua condizione fisica, tu hai fatto una mini apparizione, diciamo, nel derby, però sei rimasto nei cuori della gente. Abbiamo visto anche oggi tanti tifosi che vengono a dimostrare il loro affetto. Ma io sì, non è che abbia giocato tante partite, però penso di quelle partite averle fatte al massimo, aver dato tutto. Poi qui i tifosi sono delle persone eccezionali, basta che dai il cuore e poi rimani con loro, tra virgolette. Addosso ai pantaloni della nazionale, tu l'hai assaggiata, speri in un futuro di tornare, magari il prossimo anno, visto che forse quest'anno non riuscirai più a giocare. Ma diciamo, il pensiero c'è sempre, è logico che adesso devo rimettermi, ritornare in forma e riconquistare un posto nel Torino. Poi logico, io ci penso sempre alla nazionale, però prima penso a ritornare in forma, star bene, e poi penso che quest'anno non sia finita, io cercherò di tornare e dare una mano ancora alla squadra.